Cari amici, cari bambocci, ma soprattutto care sorelline in calore, come va? Spero tutto bene. Allora, nel video precedente avete visto la preparazione all'assalto del Tempio Perduto. Eravamo quattro clan, migliaia di giocatori, tutti uniti all'unisono a combattere contro i barbari. Bene, e oggi doveva uscire il video dedicato appunto all'assalto per farvi vedere quello che era successo. E però ho deciso di non farlo più perché il nostro regno è entrato in una sorta di guerra civile su tutti i fronti, sono tutti impazziti. Ma andiamo a spiegare quello che è successo. Vedete, qua abbiamo praticamente il Tempio Perduto qua in mezzo e poi abbiamo i 73 MD a sinistra, a nord abbiamo i 73 UL e a destra i DS, e sotto siamo noi chiaramente gli RG, ma noi non contiamo più niente. Allora, cosa è successo? È successo che questi cancri dei 73 UL, perché sono dei cancri, questi qua sono dei cancri, e all'improvviso una mattina, la mattina di venerdì, si sono messi ad attaccare tutti. Hanno attaccato la fortezza dei 73 MD, che si sono appunto aggiudicati il Tempio Perduto durante l'assalto. È stato tutto casuale perché abbiamo attaccato tutti insieme e quindi si sono aggiudicati loro il Tempio Perduto. Vedete che è gialla perché stanno subendo costantemente attacchi. Ovviamente vi faccio vedere il Tempio 73 MD, quindi se lo sono beccati loro. Poi hanno attaccato i 73 UL IDS, quindi anche loro vedete che hanno le fortezze gialle. E anche noi ci hanno attaccato anche noi. Ora cosa è successo? Che gli MD e i DS si sono messi contro i 73 UL, visto che questi cancri hanno invaso. Ora ci stanno attaccando anche a noi, perché? Perché il nostro capoclan si è dato via, si è dato a gambe, no? È scappato, non so neanche dove cazzo è andato, se ha cambiato server o non lo so dove cazzo è andato. Questi stanno attaccando con le T4 e siamo ovviamente inermi, perché non possiamo combattere le truppe con contro le T4 avendo le T3. Quindi anche io faccio una fatica a svilupparle che non vi dico, e sto farmando come un figlio di troia. Insomma, stanno lottando su tutti i fronti. Poi vedete che qui c'è il DIM e c'è l'RTR, due clan, altri due clan cancroni, che sono quelli più piccoli, sarebbero un clan di farmer, clan più piccoli, che stanno aiutando i 73 UL. E allora cosa succede? Che gli MD e i DS stanno attaccando appunto le loro fortezze per mandarli via, e ci stanno riuscendo, no? Vedete, ci stanno riuscendo. Qui i DIM stanno per crepare, poi non so, ma qua si cambia da minuto a minuto. Appena arriva qualche scioppone, qualche balena, qualche scioppone bastardo, può cambiare tutto il fronte. E qui stanno cercando di distruggere gli RTR, anche se qui li vedo comunque che ancora è bella lunga da distruggere, perché ci hanno 132.000 da distruggere, sono arrivati a 124.000 che gli manca, quindi vedete un po' voi. Insomma, c'è una guerriglia aperta su tutti i lati. Poi ne abbiamo una anche qua, perché ovviamente anche loro ci stanno attaccando. Perché? Perché il nostro capoclan si è dato a gambe, no? Si è dato la fuga. Non so neanche dove cazzo è andato, se in un altro server, se si è unito al nemico. Noi in teoria siamo alleati degli UL, anche se io non sono d'accordo con questa cosa, perché va contro i principi della libertà. Perché ovviamente cosa è successo? Che durante l'attacco si sono aggiudicati il tempo gli MD, e gli MD se lo devono tenere, punto e basta. È così e basta. Poi si può discutere se si può scambiare il tempio una volta uno, una volta l'altro. Invece così, facendo così, questi si sono dichiarati guerra fondai. Poi cosa è successo? Che c'è un altro fronte da qualche parte qua. Ad esempio qui, vedete, c'è un altro fronte, 73 LM, che sarebbero un altro clan alleato con gli UL, che stanno tentando di fare casino, di prendere bandiere, eccetera, eccetera. Poi c'è ovviamente questo lato qua, questo lato qui, che ovviamente è MD, e sopra si stavano scendendo con le bandiere, quindi vedete che qua c'è stata una battaglia. Insomma, sta succedendo il finimondo, ecco. Io non so dove andremo a finire, perché adesso questi qua si stanno lottando per il tempio, no? Ma come potete vedere, il tempio è ancora chiuso. Però tra un giorno, 6 ore, 44 minuti e 13 secondi, il tempio sarà disponibile per essere invaso di nuovo. Probabilmente gli MD entreranno tutti nel tempio e i DS lo difenderanno, perché sarà un assalto tremendo. Ora, qual è il problema? Allora, andiamo nel mio villaggio, così vi faccio vedere due cose. Allora, io ci ho messo
ma guardate, ci ho messo il Gesù Cristo, ci ho messo. Guardate, mi mancano 14 ore per i mamelucchi. Le prime truppe di unità T4. Le prime. E io, ragazzi, vi faccio ancora vedere quanto ho farmato. Vi voglio far vedere quanto ho farmato: 742.278.571 di risorse. E sono arrivato adesso a sviluppare le prime T4. E ancora mi mancano 14 ore. Non sapete quanti velocizzatori io abbia usato. Ho usato pure quello da 7 giorni. Ho usato le 3 ore, le 8 ore. Voi non potete capire cosa ci ho buttato. Proprio per evitare di essere inculato durante questa guerra. Insomma, 14 ore ci mancano. E poi cos'altro? Praticamente noi abbiamo un problema di KVK. Il KVK è il Kingdom versus Kingdom, praticamente regno contro regno, no? Vedete, adesso se noi andiamo a destra della mappa, vedete che c'è un'altra mappa vuota, no? Vedete? Che se io mi sposto mi fa osservare un altro regno. Ecco, questi qua sono i regni con cui andremo contro, no? Adesso io non so benissimo come funziona, però vedete, questi sono i regni con cui andremo contro. Noi ci stiamo arrivando a questo Kingdom versus Kingdom in una situazione di indebolimento totale, perché se questi che sono i più forti continuano a darsi guerra, sempre colpa di questi qui chiaramente, e noi arriveremo al Kingdom versus Kingdom in una maniera veramente ridotta male. Quindi perderemo tutte le battaglie. E la soluzione è molto semplice: i 73 UL devono finire di fare i cancri, nel senso, la devono finire di comandare loro, perché loro vorrebbero il regno, no? Vorrebbero il regno. Ma il regno, vedete, ecco, guardate, stanno arrivando i 73 UL a difendere i Dim. Adesso ci sarà uno scontro sicuramente con questi qua. Spero che questo sia online, altrimenti è un casino. Speriamo che sia online, vedete? I 73 UL sta arrivando. Questo qui non ti dico lo scioppone che è. Questo non vi dico neanche che cazzo di scioppone è. Questo qui, adesso vediamo se c'è. Guardate questo qua. Guardate. 49 milioni di potenza c'ha. Guardate che roba. 49 milioni di potenza. Voi rendetevi conto di che gente c'è. Ecco, e quindi sta succedendo questa guerra. E noi ovviamente, questo qua non so cosa stia facendo. Non so se guarda, non so, io spero che non intervenga. Perché già, no, guarda, ecco, vedete. Stiamo andando contro questi qua, non va bene. Non va bene, vedete, molti nel nostro clan sono in disaccordo, molti... Questo qui, ad esempio, sta andando contro gli MD, ma non deve andare contro gli MD, perché non è colpa degli MD, non sono stati loro a invaderci, ok? Quindi, questa è la faccenda. Non so come ci arriveremo, io sto sviluppando le T4, con molta fatica. Ora vi saluto, tanti like per Capobastone, non so come andrà a finire la cosa, perché qui comunque vedete, quando la gente va online, poi arriva, entra, esce, è tutto un macello, cambiano ovviamente i fronti della battaglia, stanno spendendo questi qui una barcata di soldi in risorse che non vi posso neanche dire. Ci sono stati di quei combattimenti veramente che sono durati ore, gente che sfornava truppe, le portava dentro, le risfornava, le portava dentro, insomma non potete neanche capire cosa diavolo sta succedendo. Qui è tutto un casino e poi vedremo cosa fare, non ne ho idea. Il nostro clan ovviamente ha puttane e sputtanato. Non si sa, metà sta con gli UL, metà con gli MD e i DS, quindi non si sa cosa cazzo succederà. Io mi faccio i cazzi miei perché non ho le mie truppe, quindi non posso assistere né aiutare nessuno. E ora vi saluto, tanti like per Capobastone e nel prossimo episodio vi faccio vedere qualcosa che è molto utile, ma avete molto richiesto, così vi spiego bene come funzionerà una certa tipologia di cose. Tanti like per Capobastone e noi ci ribecchiamo al prossimo video. Saluti. Tanti like per Capobastone. Agagagaga.